la sua condizione, i pensieri e le provocazioni e le sue aspirazioni. La donna raccontata attraverso i testi, le musiche e i racconti del Novecento, rispecchiando l'immaginario collettivo italiano. Un'analisi approfondita ed attenta dei costumi di una società con una visione penalizzante della figura femminile. Questo ed altro nel concept concert dei Tubi Lungimiranti, con la voce narrante dell'attrice Maria Flora Giammarioli, che andrà in scena alla Corte Sant'Arcangelo lunedì 3 agosto. E abbiamo visto come c'è un'idea della donna che viene espressa dai compositori delle canzoni, dai paroli delle canzoni, che non fanno altro che riflettere l'immaginario comune, interpretarlo, anche assecondarlo magari per comodità, per vendere meglio le loro canzoni. E questa idea di donna dall'inizio del secolo fino specialmente agli anni 70 ha conosciuto un'evoluzione che è andata di pari passo con il movimento di liberazione della donna e dell'accrescimento dei diritti civili. Questa riflessione ci ha fatto capire che era molto bello poi presentarlo cantando queste canzoni, eseguendole al meglio, cercando magari di riarrangiare brani vecchi in maniera più attuale. D'altra parte il mio gruppo, i Tubi Lungimiranti, è un gruppo in origine beta, adesso in pratica è un gruppo rock, e chiaramente l'impronta è molto moderna, però il senso delle canzoni, soprattutto il senso delle parole delle canzoni, non è mai cambiato e quello resta. E riflette appunto la società, il momento sociale in cui queste canzoni sono nate.